Ciao ragazzi, ciao! Come vedete, ho appunto una collana per voi, sempre in wire crochet, e la realizzeremo oggi insieme. È una collana molto semplice, però è molto estiva ed effetto, e quindi mi faceva piacere veramente farvela vedere. Quindi la seguiremo nel tutorial. Giusto brevemente per dare qualche indicazione. Il filo che ho utilizzato, ve lo dico anche nel filmato, appunto durante il tutorial, però devo fare delle precisazioni perché è un filo da 0,30 che ho acquistato da Andromeda Beads, praticamente era in questa bobina che ho finito tutto per la collana. In realtà avevo intenzione di realizzare una decina di fili, però ne sono venuti solo 8 con 20 metri, me lo immaginavo. Comunque sia, la collana, diciamo, è sempre molto particolare. Cosa volevo dirvi? Allora, ovviamente bisogna avere ma maggiore precauzione nella lavorazione del filo da 0,30, perché il filo da 0,30, se bistrattato, si spezza facilmente. Per cui praticamente bisogna stare attenti, soprattutto con l'uncinetto, con le parti metalliche e così via, e anche appunto nel rotolamento finale di questi elementi che vedrete nel tutorial. E niente, va bene. Poi per il resto, ovviamente, ho assemblato la collana con degli elementi che ho realizzato in Wire. Nel tutorial vi faccio vedere come realizzare queste coppettine e come chiudere. Poi il resto effettivamente l'ho realizzato a mano, non l'ho incluso nel tutorial, anche perché, diciamo, di questi elementi trovate sicuramente dei tutorial in linea su YouTube. Ovviamente, se aveste qualche difficoltà, insomma, ve lo faccio volentieri, non vi preoccupate. Quindi niente, volevo solo farvi vedere appunto questa collana, che è una lavorazione molto semplice, per cui anche chi sa lavorare solamente la catenella all'uncinetto può realizzare una bella creazione. Ci vuole sempre un po' di fantasia e sapere accostare i colori. Comunque, diciamo che è semplice da realizzare. Ovviamente nella parte finale potete utilizzare degli elementi che non siano necessariamente fatti a mano. Io ovviamente sono appassionata di wire, per cui tutti i miei componenti, giustamente avendo realizzato una collana in wire crochet, e i componenti che appunto che la rifiniscono sono realizzati con la tecnica wire. Voi potete veramente sbizzarrirvi a fare di tutto e di più. Volevo dirvi anche un'altra cosa, perché già per lo scorso anno io mi stavo apprestando a fare delle realizzazioni in wire crochet. Avevo fatto già dei tutorial che sono stati abbastanza seguiti, però se ovviamente durante la lavorazione avete delle difficoltà, andate comunque a riguardarvi quei tutorial, perché ovviamente sono maggiormente esplicativi, mentre io nei prossimi tutorial ovviamente terrò conto appunto di aver realizzato quelli e andrò avanti abbastanza spedita. Comunque questo è molto semplice. Vi saluto e vi lascio al tutorial. Ciao! Per realizzare questo tutorial avremo bisogno sicuramente, ovviamente, delle solite pinze e tronchesi varie, di un uncinetto. Questo qui è il numero 6 ed è da 1,50, di un filo di rame, quindi questo color rame molto bello, che secondo me, insomma, è bello proprio per le creazioni estive, che è da 0,30, e questo filo l'ho acquistato da Andromeda Beads. Poi sto utilizzando delle perline di diverso tipo. In particolare sto utilizzando delle Magatama della Togo bianco opaco da 3 mm, delle Miyuki 8.0 che sono il 131 frosted, infatti sono frosted se vedete, e poi se vedete qui in mezzo, io adesso voglio ingrandire, ci sono anche dei cipollotti, ci sono dei cipollotti bianchi che sono da 3-4 mm e dei cipollotti quindi bianco opaco e trasparente crystal. Ovviamente ciascun filo lo potete personalizzare come volete, quindi potete utilizzare le perline che volete. In questo caso io realizzerò un filo utilizzando un mix di perline. Allora, per ogni filo inserisco all'incirca 30 perline. E quindi in questo caso appunto per esempio metto una magatama, una frosted, un cristallo, una magatama, una frosted, e cercherò di inserire un po' tutte le perline come volete. Ovviamente nei vari fili che faremo, perché per questa collana ce ne vogliono all'incirca una decina, potremmo decidere di utilizzare le perline che vogliamo. Allora, intanto io continuo ad infilare le perline e poi vediamo come appunto realizzare il filo, ma è molto 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 semplice. Ci vediamo fra poco. Ciascun filo si lavora praticamente a catenella. Quindi avvio la mia catenella.
E questo avviene appunto nella stessa identica maniera in cui avviene con il filo, e comunque potete seguire i miei primi tutorial proprio sulla lavorazione wire crochet, e poi comincio appunto a lavorare le catenelle una a una. Allora, ciascun filo è composto da tantissime catenelle, all'incirca un 100-110 catenelle, e poi ovviamente vi regolerete voi sulle dimensioni che desiderate in base al primo filo che farete. Comunque sì, io all'incirca ho lavorato un 110 catenelle e ovviamente alcune sono lavorate singole, alcune vengono lavorate insieme alla perlina. Quindi adesso la prima, diciamo sia nella parte iniziale che nella parte finale, le prime 5-6 catenelle e le ultime 5-6 catenelle sono libere, cioè non ci sono perline, quindi vengono lavorate semplicemente e solamente con il filo. Quindi 3, 4 e 5, ok? Dopodiché lavoro anche una sesta. Dopodiché comincio a passare le mie perline che ho messo sul filo. Passiamo quindi una perlina alla volta e facciamo la nostra catenella avendo passato la perlina. Eccola qui. Dopodiché, di nuovo, 3 o 4 maglie, anche 5, a seconda di come voi desiderate, libere, senza quindi passare nessuna perlina, solo con il filo metallico. E continuiamo così e passiamo la nostra nuova perlina. Passiamo la nostra perlina e andiamo a fare la nostra catenella con la perlina. Allora, anche questo passaggio con le perline lo avevamo visto nei primi tutorial wire crochet, quindi continuiamo a lavorare così il nostro filo, 3, 4, passiamo di nuovo un'altra perlina. Possiamo ovviamente decidere di diciamo, lavorare quante catenelle libere vogliamo, quante catenelle con le perline vogliamo, a seconda dell'effetto che vogliamo realizzare. Comunque, io adesso continuo a fare la mia lavorazione come abbiamo visto fino ad ora, e poi ci vediamo appunto quando ho realizzato le mie file di catenelle che voglio utilizzare per questa creazione, e poi andremo ad assemblare la lavorazione alla fine. Quindi continuo così e ci vediamo fra poco. Allora, come vedete, la mia bobina di filo è terminata perché erano 20 metri e con 20 metri ho lavorato 8 di queste catenelle. Mi raccomando, sia nella fase finale che nella fase iniziale, lasciate sempre una parte di filo metallico perché ci servirà poi per assemblarle e agganciare poi le nostre collane al resto appunto della lavorazione. Per cui li unite insieme e le arrotolate. Da questa parte già l'ho fatta, adesso ve lo faccio vedere in particolare su questo punto. Come vedete, unisco praticamente le ultime catenelle di ciascun filo. Eccole qui. Ovviamente arrotolo piano piano il nostro finale. Ecco qui. Quindi l'effetto finale della collana sarà questo. Ci sarà sicuramente qualche collanina leggermente più lunga, qualche più larga. Per cui non vi preoccupate, l'unica cosa è che se non vi piace particolarmente, come dire, movimentata e voluminosa, dovrete cercare di fare questo lavoro, cioè di avvicinare un pochino la lavorazione, perché appunto le lavorazioni metalliche, possono prendere la forma che desideriamo. A questo punto non ci resta che rifinire nella parte finale la nostra collana. Allora, voglio realizzare delle coppette per i finali di questa collana e le utilizzerò con del filo wire. Questo qui è da 0,90 e l'ho comprato da Wiresco UK, e realizzerò delle coppette con le mie pinze a punta conica. Precisamente, tagliamone un bel pezzetto. Non farò altro che arrotolare il filo intorno a questa pinza, e ve lo propongo da far vedere perché è veramente una coppetta molto semplice da realizzare. Quindi farò questo lavoro: arrotolerò il mio filo intorno alla pinza conica.
in questa maniera. Quindi lo potete fare sia nel modo come vi ho fatto vedere prima, e se invece avete dimestichezza con la pinza a punta conica, potete farlo in questa maniera, quindi andando ad arrotolare la nostra, diciamo, spirale intorno alla pinza, utilizzando la pinza stessa. Allora, quindi ho abbassato questo estremo del filo in maniera tale da poter ruotare tranquillamente la mia pinza, come vedete, a rotolo. Ecco qui, piego l'ultima estremità sul secondo lato. Adesso vi faccio vedere come ho intenzione di inserire la collana all'interno, precisamente in questo modo. Inserirò tutti i miei fili. Allora, visto che ho i fili a questa altezza, li taglio tutti appunto alla stessa altezza, arrotolo un pochino la parte finale e la vado ad inserire nella mia coppetta in questa maniera. Vedete, la rifinitura è davvero molto molto carina. Ok, allora a questo punto non ci resta che far arrotolare la nostra parte finale, quindi piegherò il mio finale del filo grosso con il quale ho fatto la coppetta, lo piegherò a metà praticamente lo piegherò a metà della mia, lo piegherò appunto nel centro della coppetta e lo piegherò di nuovo in maniera tale che si formi una curva all'incirca proprio nel centro del diametro. Guardate, ve lo faccio vedere. Quindi ho piegato il filo in maniera tale da farlo restare praticamente quasi al centro del foro della coppetta e intorno vado ad arrotolare invece i miei fili che derivano appunto dalla lavorazione dei fili a catenella. Un pochino, non tanto. Quando poi li avremo fissati bene, anche stretti, perché ovviamente in alcuni casi si allargano un pochino troppo, li stringiamo con le nostre pinze a punta fina curva. Quindi li ruotiamo intorno e da qui andremo a realizzare invece il nostro nodo ad orefice per chiudere la nostra coppetta invece. Quindi faremo questo: pieghiamo di nuovo il nostro filo con le pinze a punta tonda. Il nodo ad orefice più o meno lo sapete fare tutti, ci sono dei tutorial, lo feci anch'io un pochino di tempo fa. Quindi, e andiamo a praticamente ruotare, quindi sempre tenendo la pinza conica ferma, andiamo a ruotare questo filo intorno in maniera tale da appunto chiudere il nostro nodo ad orefice. Ecco qui, ci troviamo in questo punto. Adesso non faremo altro che stringere bene ovviamente i nostri fili, soprattutto nella fase finale. E andremo ovviamente a tagliare con una tronchesina tutti i fili restanti dalla lavorazione. Quindi con una tronchesina non farò altro che tagliare questo. Quindi con le nostre tronchesi io vado a ritagliare ovviamente tutti i fili
che escono e poi con le nostre pinze a punta piatta andiamo a schiacciare bene. Tutti i fili tagliati in maniera tale appunto che la rifinitura sia proprio questa. Ecco qui, adesso stringerò un pochino meglio questa parte superiore perché non sono riuscita a stringerla bene. Ok, allora la nostra chiusura quindi verrà così. Adesso la farò anche dall'altro lato e poi ovviamente vi farò vedere la collana riferita, perché poi non si tratterà altro che di inserire eventualmente altre perline e una chiusura. Allora, vi faccio vedere brevemente come ho rifinito la collana. Ovviamente voi potete utilizzare qualunque tipo di chiusura, è chiaro che a me piace lavorare il wire, quindi io ovviamente ho realizzato tutto a mano. Per dare maggiore luminosità e anche un effetto particolare alla collana, io ho aggiunto questo componente con un bel cristallo da 12 mm, un mezzo cristallo da 12 mm sfaccettato, e appunto con questo componente, con due nodi orefice molto semplici. Comunque in rete potete trovare veramente tantissimi tutorial e poi anche una chiusura realizzata a mano. Dall'altro lato stessa cosa, ho aggiunto ovviamente questo bel mezzo cristallo, è un milky crystal praticamente, quindi è molto, è lattiginoso, è molto bello e secondo me riprende anche il tema della collana. E poi questo praticamente doppio nodato orefice che crea un componente ovviamente dove si va ad agganciare la nostra collana. Poi ovviamente a seconda della lunghezza che si vuole, o se si vuole aggiungere qualcos'altro, magari si può aggiungere più nodi, più nodini di questo tipo, per realizzare appunto un effetto anche a caduta della catenina sul retro del collo. Quindi questa qui è la nostra collana. Va bene, spero che vi sia piaciuto questo tutorial e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, ciao!